sognare di volare e avere sempre il bisogno. Di nuove sensazioni per cancellare un ricordo. Siamo nel camerino dei Modà prima della data di Casalecchio di Reno, ragazzi, quindi insomma la giusta concentrazione ci vuole prima del live. La giusta tranquillità, ecco, ci ritiriamo tra di noi e ci prepariamo psicologicamente perché dobbiamo spaccare anche stasera. Un live coinvolgente. Sì, speriamo, sì, noi ce lo auguriamo, comunque sì, da quelli che sono i commenti del dopo concerto direi che siamo sulla strada giusta. Fan che vi riempiono anche di regali. Sì, assolutamente, ogni volta ci troviamo il camerino pieno di regali, di dolci, bottiglie di vino, quant'altro, e quindi da mangiare non manca, ecco. A proposito di mangiare, qui c'è anche Checco che sta sgranocchiando qualcosa. Una caramella, stavo mangiando una M&M's. Faccio vedere, guarda. Una M&M's. Ecco, abbiamo fatto anche pubblicità, non ci sono problemi, pronti? 500.000 la fatturina, mi raccomando. Pronti per il Gioia Tour? Prontissimi, alla grande. Abbiamo già fatto 12 date. Siamo molto felici, sono andate tutte bene. Stasera a Bologna, in questo palazzetto bellissimo, ce ne sarà un'altra, non vediamo l'ora perché qua il pubblico è molto caliente. Bologna è un po' come il sud, bisogna dire che è molto caldo. Vi salutiamo. Ciao, un abbraccio. Gioia, se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Che sono i tuoi fans? Stavo ammirando. Li abbiamo selezionati appunto. Loro dicono sempre che noi sembriamo persone extraterrestri, ma per noi gli extraterrestri sono loro che fanno delle cose da pazzi, no? Come aspettare dalle 8 del mattino fuori dai cancelli, seguirti, combattere battaglie, che a loro personalmente che cosa gli interessa fare i nostri interessi tante volte? Invece, vedi, gli extraterrestri sono loro, non noi. Ragazzi, velocemente, cosa vi piace di loro? Tutto. Poesia. Scrivono cose bellissime. Le canzoni sono stupende. Ma tu l'hai conquistata con le sue canzoni? Con una delle loro canzoni? No. però le ascoltiamo sempre. No, non è vero. Voi? No, a me colpisce come cantano. Cioè, si vedono proprio le emozioni mentre cantano. Non sono cose cantate battute per battute. Proprio... si vede proprio le emozioni che trasmettono dalle loro canzoni. Ti ci riconosci nelle loro storie? Storie? Un po'. La prima volta che li hai ascoltati dove eri? Era nel 2005 a casa mia. Per me sono una pura gioia sti ragazzi. Sono una loro vecchia fan. Bene ragazzi, avete allora pochi minuti per foto autografi, vai!